just music for people. There's a lot of the bomb. Degli artisti maestri. Ecco a voi Davide e Gabby. Davide cantante, batterista dei Kickstarter Ritual, Gabby il bassista. Signori, benvenuti nel salotto di Bob degli artisti mainstream. Ciao. Come state voi, Davide, Gabby? Parlo subito con voi, tranquilli. Benone, benone. Bene, tu come stai? Tutto bene, un po' d'ansietta devo dire, perché vi conosco solo in video e sono diventato vostro fans. E adesso mi mettete quasi in soggezione, perché dico cazzo sono loro, oh, che bello. Allora ragazzi, voglio subito cercare di farvi sciogliere facendovi raccontare subito un qualcosa che di solito tutte le band hanno lì sulla punta della lingua, ovvero perché vi chiamate Kickstarter Ritual? O come vi chiama simpaticamente un mio collega Radio Canaglia, il tuo da motherfucker. Sì, anche. Dai, spiegateci allora un po' la storia del vostro nome. Il nome, allora, questa band intanto c'è da quasi 10 anni. E all'inizio era tutta impostata, beh, anche Too Old, sempre, era tutta impostata sulle motociclette, tutto quel mondo, quell'immaginario lì, no? Il primo EP in particolare. Sì. E allora Kickstarter Ritual è il meccanismo, tutte le azioni che devi fare per mettere in moto una motocicletta vecchia, con la pedivella, devi aprire l'aria, eccetera, eccetera. Allora avevo intuito bene io il senso, perché c'è stata... c'è stata una discussione qui in casa, ovvero con la mia mod, con mio cugino, tra l'altro. Io ieri gli chiedevo, ma Kickstarter Ritual, tradotto letteralmente, significa calcio d'avviamento rituale. E ho pensato, vabbè, sarà quando appunto devi far partire la motocicletta e non ingrana bene la frizione, sì. Sai, gli dai un calcio e parte. E no, mio cugino tutto il faceva... della pedivella. Mio cugino tutto che faceva il figo a dire, no Bob, Kickstarter Ritual si dice anche per il calcio d'inizio di una qualsiasi partita di football americano, ah, di basket... E allora lì è nato poi alla fine quel trailer che ho fatto in quel modo lì, se no l'avrei fatto in maniera diversa. Mannaggia, quindi... No, però era molto bello, molto bello, ci sta. Purtroppo nessuno dei Kickstarter Ritual sa niente di calcio, noi siamo italiani atipici. Ma manco io. Però eravamo molto patiti di motociclette, quindi è il rituale della pedivella. Bellissimo. Ma quindi ce l'avete le motociclette voi? Amate lui solo? Aveva Triumph, anche un Harley. Vabbè. Ho avuto un Harley, ho avuto una Triumph, poi in realtà tutto è stato abbandonato, è rimasto sull'animo. Io ho un'Honda degli anni 70, un'Honda 4, però sono più le volte che la rimane sotto un telo che le volte che la uso oramai. Quindi, anni fa ci andavo spesso. Quindi diciamo che la vostra passione per le Harley, per le motociclette, alla fine l'avete un po' traslata musicalmente, così vi invitano ai raduni e vedete le motociclette fighe degli altri. Sì, esatto. Però non abbiamo più tempo di andare in moto perché dobbiamo suonare. Diciamo che si preferisce spendere soldi in strumenti musicali piuttosto che in moto. Perché le moto che ci piacciono sono moto che hanno bisogno di attenzioni economiche. Allora, leggo subito una domanda dalla chat. Volevo chiedere, come mai gli ultimi album sono vecchi? Perché ci avete abbandonato? Non ho visto le ultime vostre cose suonate? Questa è una domanda bella, perché effettivamente è un po' vecchia le cose che sono pubblicate. È passato un casino di tempo dalle ultime pubblicazioni. Sì, l'ultimo disco è del 2019-18. Sì, inizio 2019, era 14 febbraio 2018, era San Valentino, quando abbiamo fatto uscire l'EP con 4 tracks, che è quello dove c'è un Gabby se lo ricorda, secondo me, perché dopo la tua ragazza ti ha fatto tagliare i capelli, di la verità. Esatto. Che ha detto, no, c'è stato di mezzo. Sei troppo figo con quei 4-5 kg di capelli in più, poi le ragazzine ti vengono addosso, Esatto. Con la scusa no, stai meglio. C'è stato di mezzo un cambio di formazione perché il chitarrista è stato sostituito, cioè
se n'è andato per motivi suoi, siamo rimasti in ottimi rapporti, siamo amici e tutto quanto. Non c'è bisogno che menti, Davide, dillo che è uno stronzo. No, non sto mentendo, viene a tutti i concerti. Infatti scherziamo sempre sul fatto che è l'unico che si gode i Kickstarter Ritual dal vivo rispetto a noi, ecco. Dai, che grande. E allora, poi con un po' la situazione del Covid, cambio di chitarrista, ci sono state cambi di sonorità abbastanza importanti, perché ovviamente essendo in tre, almeno la nostra filosofia è quella della band, del trio, dove tutti hanno la stessa importanza e ognuno mette la propria influenza, la propria sonorità, la propria personalità nei pezzi e nella composizione. Quindi è stato anche un processo abbastanza lungo quello di adattare il nostro suono al nuovo chitarrista, non il contrario, uso queste parole per un motivo, cioè non è che lui che si è dovuto, sì, in parte sì, ma ci piace sempre mescolare le varie influenze. Ma questo ti dirò, l'avevo notato anche fra il primo singolo che avevate pubblicato su YouTube, che non lo so se era proprio un singolo, erano due canzoni, c'era una cover, Mother e Cooperate. Ah, sì. E sì, mi sa pure nel secondo album c'è un cambio, sbaglio, di formazione. Sì. Perché ho sentito Cooperate suonata in un modo e Cooperate suonata in un altro modo. Esatto, anche lì c'era stato un cambio del bassista. Ed è arrivato Gabby o era un altro ancora? Esatto. No, in realtà era un altro ancora, ma è una storia interessante perché allora all'inizio c'era un bassista e un chitarrista. Uh-huh. Poi questo bassista è andato via ed è entrato Julius. Poi il chitarrista se n'è andato e Julius dal basso è passato alla chitarra e sono arrivato io nel 2017 per un nuovo EP. Io ho registrato soltanto un EP degli The Kickstarter Record. Quindi avete subito parecchi cambi di formazione in tutto... Sì, io sono l'unico originale. Lo stronghold del fuoco. Esatto. E Davide, ti voglio chiedere una cosa da subito. Come mai... cantante, batterista, non è una cosa molto come dire facile da trovare in giro. Ci sono tanti batteristi che cantano, ma spesso e volentieri fanno la seconda voce oppure accompagnano da solo. Invece tu sei proprio un vero e proprio frontman della band. Hai incominciato a suonare la batteria, di la verità, perché non si trovavano batteristi decenti. Oh. No, il contrario. Il contrario? Ho iniziato a cantare perché avevo quest'idea per i Kickstarter Ritual, avevo qualche pezzo scritto così e cercavo appunto un chitarrista e un bassista. Le canzoni c'erano, non c'era il cantante, allora intanto le cantavo io per far sentire com'era il pezzo, eccetera. E poi è rimasto così. Lo sai che è un po' lo stesso motivo del perché ho incominciato io a cantare? Uh-huh. I cantanti di solito o si atteggiano troppo o non sanno cantare. Quando sono bravi poi sono troppo prime donne, è un casino, è meglio non averci a che fare. Esatto. E quindi è proprio levato la cosa di mezzo, detto. Cioè, c'è il migliore, esatto. C'è l'elemento più difficile da trovare e anche quello principale lo faccio io e vaffanculo. Sì. No, ma no... magari è limitante per certi aspetti, però è una particolarità che appunto vedo che la gente apprezza e quindi va bene. Oh, ma voi mi ricordate il mio vecchio gruppo di amici che facevano rockabilly, però nel rockabilly si usa che il batterista a volte canta. Sì. E loro avevano proprio il frontman batterista, che poi batterista è un parolone, perché poi rullante, Charleston e Crash, proprio se voleva fare il figo. Sì, aveva... molti vanno in piedi nel rockabilly. Sì, vanno, no? In piedi, del figo così. Sì, però è vero, in altri generi è più diffuso magari. Infatti, nel nostro non così tanto. Nel vostro è difficilissimo coordinare comunque parti di batteria che fate con la voce, non sbaglio. Sì, abbastanza, perché ci sono due rischi: o segui la batteria con la voce, allora fai delle linee poco interessanti, sempre sul battere, sempre in metrica, oppure cerchi di appunto dare una melodia e una metrica più interessante alla voce, però devi semplificare un po' la batteria, perché altrimenti insomma diventa difficile, diventa complicato. Oh,
ma invece la cosa proprio bella è che non sembra che sia il batterista che stia cantando, se vi ascolto e basta, proprio perché... Anzi, qua intervengo io un secondo, vai, perché Fortu fa l'umile e dice sì, no, ho semplificato la batteria. In realtà già dai tempi dell'ultimo EP che abbiamo registrato la batteria non era una delle più semplici e cantare i pezzi in quel modo non è facile. È il Fortu che si impunta di impararsi esattamente come far matchare, diciamo, la voce e il modo di suonare la batteria. E questa cosa, lo anticipo, nel nuovo album verrà fuori in maniera incredibile. Le nuove canzoni sono un groove unico e incredibile e di conseguenza il modo di cantare ha dovuto davvero evolvere per riuscire a star dietro a un certo livello di difficoltà non indifferente. Quindi in realtà, bomba, io ne vado abbastanza fiero del fatto che Kickstarter abbia un batterista cantante, è abbastanza unica come caratteristica. Sì, è vero, sono d'accordo. Ah, poi se non prende le tue veci il bassista, hai sbagliato componente, no? No, figa, basso e batteria devono essere coordinati, devono essere una cosa sola, quindi là. Esatto. Comunque... siamo abbastanza... Sì, infatti. Ormai conosciamo i nostri stili, il modo in cui suoniamo, ci conosciamo da praticamente 20 anni, forse non esagero, e quindi e suoniamo insieme da 15 sicuramente, in un modo o nell'altro, e quindi ormai siamo abbastanza compatibili, dai. Comunque volevo dirvi, un po' il genere già è strappamutante, ma avete già conquistato probabilmente qualcuno in chat perché vi dicono, posso dirlo, Gabby tipo assoluto, anche Davide. Certo, Naima è già innamorata di voi. Poi in privato dagli i nostri numeri di telefono. Esatto, non ce li ho io, però. Allora, vi ricordo in chat, se volete fare delle domande, spammate punti di domanda perché è difficile seguirvi e acchiapparvi tutto, ma riesco ad acchiappare una domanda di Respawn che dice, altra domanda, perciò facendo il cantante con la batteria, la doppia pedaliera è impossibile da usare? Chiede. No, secondo me no. Dipende, cioè comunque il doppio pedale lo usi su dei generi in cui la voce è abbastanza dritta, magari urlata, così, e secondo me ci sta. Ah, da un lato ti semplifica anche la vita, no? Eh? Da un lato ti semplifica anche la vita, forse. No, per quello che facciamo noi io non l'ho mai usato, intende il doppio pedale, no? Per fare la doppia cassa. Esatto. Sì, noi non abbiamo pezzi con la doppia cassa così, magari dei colpi veloci che riesco a fare con un pedale solo, però come si chiamano? C'è un gruppo to metal... To the Max. Ecco, io sentiteveli To the Max, anche loro con batterista, cantante, un ragazzo che forse arriva ai 21 anni a malapena. Sì. Dovete sentirlo sto ragazzo, e lui usa anche la doppia cassa, è vero, incredibile, voce fantastica e modo di suonare impeccabile, davvero sentito. Max. Sì. Sono veneti, forse di Verona, ci abbiamo suonato insieme a Verona il Grande Royal con un gruppo svedese sì, meno di un mese fa. Segnati. Qui teniamo tutto, noi siamo dei cazzo di curiosi dell'underground musicale, infatti è difficilissimo trovare in Italia gruppi che fanno il genere come il vostro, e da qui nasce pure una domanda spontanea, ovvero quando è che avete scelto di cantare in inglese invece che in italiano, che magari può essere quasi limitante qui in Italia cantare in inglese, o voi lo trovate invece più stimolante? Tu hai una bella risposta a questa domanda. Il fatto che fosse una lingua internazionale, non soltanto inglese, nel senso che ammirando gruppi, ovviamente, è abbastanza palese la cosa, degli anni 70-80 della scena anglofona, inglese e americana, viene naturale anche pensare che come tributo inconsciamente si voglia cantare nella stessa lingua. In realtà c'è anche il fatto che cantando in inglese si abbia accesso a un mercato non esclusivamente anglofono, che ovviamente invece non esisterebbe se cantassimo esclusivamente in italiano, fino a un certo punto in realtà, perché in realtà... Sì. L'italiano inizia a essere, ma i giorni d'oggi, anche
abbastanza affascinante, lo devo dire, forse sbaglio, ma grazie anche ai Maneskin, che sai, sono una band italiana che è diventata internazionale. Allora, cantare caro, in italiano, caro Gabbi, ci volevo provare a fare un salotto senza nominarli, ma è impossibile, purtroppo. No, ma ci sta. sarebbe come ignorare l'elefante nella stanza, esatto. Ecco, bravo. Ma la domanda era quando è che avete deciso, esatto, di cantare in inglese. Il quando in realtà è fin da subito, perché fin da ragazzino ascoltavamo musica in inglese, quello che volevamo fare era una cosa in inglese. Forse con la maturità di oggi non è detto che sceglierei di fare canzoni in inglese piuttosto che in italiano, potrebbe avere un suo perché, però non lo so, è stata una scelta, ecco, ci siamo finiti dentro. Anche forse per i gruppi a cui vi ispiravate fin dall'inizio. Sì, sì, penso di sì. All'inizio poi nei primi dischi i testi erano proprio cose tranqui, diciamo. Adesso io continuo a dire che Cooperate è bellissima, comunque entra in testa. Qual è? Cooperate è bella, sì. Sì, lì è un testo un po' stupido, è un gioco di parole, no? Ma poi è bello anche il video, che io in realtà ero veramente indeciso, lo sapete anche voi, mi ha inizio live, se mandare Too Old o Cooperate, perché Cooperate, ho detto vabbè, non lo mando perché probabilmente la formazione vecchia, la prima loro, e non mi sembra neanche giusto nei confronti di Gabby, che poi dice, ma cazzo, io qua non suonavo neanche. Ma guarda, le suono entrambe talmente con piacere ormai, cioè che Cooperate è una delle più divertenti che facciamo dal vivo, a prescindere da che l'abbia scritta o meno. Quindi no, ma al di là di questo, io dicevo proprio del videoclip, perché nel videoclip c'è del cuore, in quel videoclip, perché non è come dire, qualitativamente eccelso, ma c'è un bel montaggio, c'è il cuore appunto della sala prove, del registrare un qualcosa insieme, si vede che è fatto proprio in maniera casalinga quasi. Sì, sì. E la cosa che più mi ha sballato è il finale del videoclip, che puntate praticamente un rombo di un tappeto, lo inquadrate, lo zoomate, oh, boom, e finisce il videoclip. Eravamo a casa del vecchio bassista. Sì, sì, è fatto un po' a caso. Diciamo che comunque tutte le nostre produzioni sono, tra virgolette, casalinghe o fatte da noi. Quel video l'avevo girato e montato io, ma anche il video di Too Old, che è sicuramente più professionale, l'ho montato io e l'ha girato un ragazzo che fa i servizi dei matrimoni. Cazzo, l'hai montato tu? Ma sei eccezionale. È bello, no? Ah, ma sei fortissimo. Proprio bello. Cazzo, non me l'aspettavo, perché di solito le band si fanno sempre fare videoclip da qualcun altro. Invece è la prima volta che c'è il frontman, batterista, montatore del suo stesso video. Esatto. È fortissima sta cosa. Ma noi facciamo tutto così fra di noi, anche, cioè, lui gestisce tutti i concerti, i locali, pubbliche relazioni, eccetera. Ognuno ci mette un po' del suo. Figa, la cosa più importante è l'ultimo chitarrista, cioè il nuovo chitarrista, che è addirittura sound engineer, cioè lui è un fonico. Grazie. Sia di mestiere che di passione, ci ha registrato tutto l'ultimo album, quindi oltre ad essere un chitarrista eccezionale, ha supportato in maniera incredibile quello che è il rapporto qualitativo. Invece abbiamo fatto davvero un salto della Madonna grazie al membro della band. Ed è lo stesso che ci ha registrati il vecchio disco quando ancora non suonava con noi. Allora qua si apre un attimo un mondo, secondo me, con queste informazioni che mi avete dato, perché da quello che ho capito Davide è compositore dei pezzi, o sbaglio? Sei tu che scrivi i testi e proponi più o meno la linea per poi costruire il pezzo, o è un lavoro sempre collettivo? Può partire, sì, anche dal chitarrista e dice c'ho sto riff, facciamolo diventare un pezzo, oppure da Gabby che dice no, oggi ho il basso così, me lo devi fare così. Come funziona il processo creativo dei Kickstarter Ritual?
funziona assolutamente, nasce tutto in sala prove da idee, magari embrioni di idee, spesso riff del chitarrista o anche idee nostre così. I testi sì, li scrivo io, ma spesso poi lui mi aiuta. No, io faccio solo il proofreading, il concetto rimane quello, ma il proofreading sì. Tanto per la grammatica se vuoi, ma le virgole, sì, le cazzate, poi hai dimenticato la maiuscola quando vai a capo, è importante, e poi dice, i pezzi no. Poi nascono, io dico sempre che i pezzi nascono in sala prove, perché qualunque idea tu porti poi viene condivisa dagli altri, rielaborata e buttata fuori in un modo anche inaspettato certe volte. Uno anche se la deve portare a casa, se la deve mettere via, nel senso che tu porti un pezzo che è in un modo, ce l'hai in testa in un modo, esci dopo 3 ore di sala prove e è diventato tutt'altro. Gli altri sono gasatissimi perché sì, è bellissimo così, tu dici ma porca puttana, non era così che doveva essere, però è il bello di questo gruppo secondo me. E allora ti voglio fare una domanda che ti spiego un po' come creo io per esempio un pezzo. A me viene un riff, viene una melodia, viene una cosa carina che mi sembra simpatica, la suono un po', poi per almeno un giorno non la devo suonare più. Se ce l'ho ancora in testa, allora dico funziona. Voi ci avete una selezione del genere per un pezzo che create, oppure andate lì, l'avete suonato insieme, no, ci piace, vai, butta, lavoriamoci anche 30 mesi su sta roba. Secondo me quella lì, cioè questa cosa che tu hai appena detto, almeno per me, a me personalmente, ma sono quasi convinto anche a lui, succede nella fase embrionale. Cioè quando io mi sveglio e ho una melodia in testa, tendo a canticchiarmela per un po' e dico cazzo è bella, però come dici te, vediamo se anche più tardi, sai che automaticamente te la dimentichi, no? Succede sempre. Sì, ma fai altro. Il 90% dei riff che ti vengono in mente poi te li dimentichi. Sì. Però c'è quel 10% che rimane. Di quel 10% poi si trasforma il 5%. Io personalmente, quando arrivo in sala prove con delle idee, propongo questo 5%, che magari è da una settimana che ogni tanto mi torna in testa quel giro. Cazzo, allora sì. E allora vai di registrazione sul telefono e lo porti in sala prove e lì si evolve in qualcosa che poi è completamente diverso, ma che parte da un'idea proprio iperbasilare, ma diciamo che ha già attraversato un processo, un controllo qualità in un certo senso, dai. Sì. E infatti poi ovviamente c'è anche tutta un'altra discografia intera di pezzi scartati, idee che sono rimaste lì. Vabbè, quello poi ve lo conservate quando andate in pensione, sai, che cacciate dopo anni. Mi assento un secondo, Dai, dai. No, abbiamo finito questa finestra, ci mettiamo lì col computer lì. Sì. Comunque grande Gabby che ha confermato questa cosa che anche io, cioè, devi fare un po' di selezione dalle idee alla fase poi creativa. E a te capita mai, tipo, ti faccio io una domanda. Dai, vai. Guarda, non so se è. Poi è un salotto questo, non è un capita mai che registri tipo o di notte o la mattina appena sveglio, registri una cosa che hai in testa, una melodia, un riff, una roba così. E poi lo riascolti. Esatto, lo riascolti e non lo capisci. Quante? Troppe volte. Troppe volte. Che non sai, dormi veglia con la voce così. Che cazzo. E non ha senso. In quel momento ti sei svegliato apposta alle 4 per registrarlo, perché era la. Perché era la cosa più geniale che avevi in testa in quel momento. E dicevi: no, questo è troppo bello, lo devo registrare. Registri, vai a sentire il giorno dopo. Oppure. Sì, questo mi capita. Ancora peggio quando c'è una linea melodica della voce, magari tu da cantante mi puoi capire, sai, magari c'hai solo la melodia in testa di come deve andare, però non c'hai le parole ancora definite e incominci a parlare in questo gramlo. Addio! Stiamo facendo dei cambi incredibili, cambi di palco incredibili, sì, vabbè, è il bello della diretta, vai, adesso il foto arriva del passaggio.
Ecco Gabby che già per le donzelle fa vedere tutto il suo splendore. Esattamente, sì, sì, sopra sì, al letto, così potete desiderarlo quanto volete. Esattamente, esattamente. Poi dopo il live Twitch c'è anche il link per il nostro OnlyFans personale in cui riproponiamo la stessa intervista, ma nudi. Quindi, pure io, quindi. Ovviamente accessibile solo pagando il gettone, perché sennò no, nudità qua bisogna monetizzare su tutto. Fantastico, fantastico. Arriva, arriva. Vi ho interrotto mentre c'era una risposta a una domanda, però vabbè, tergiversiamo, facciamo un po'. Tanto sto ascoltando. La batteria è l'urgenza primaria. Eccoci. Quindi, fase creativa, abbiamo capito che in questo abbiamo delle similitudini, ovvero ci registriamo un po' le puttanate, ma poi alla fine ci troviamo sempre un nesso a quelle cose lì. E invece, parliamo invece della cosa più difficile per una band emergente oggi nel 2023, soprattutto una band emergente che fa questo genere, che è questo hard rock, glam, non saprei manco come definirlo, anzi parliamone. Secondo voi che genere fate? Oppure è importante definirvi di un genere? No, per noi non è importante, direi. Diciamo che ci si prova anche, il problema è che poi appunto quando le idee vengono proposte e non rientrano in uno stile specifico è anche un peccato ignorarle, e quindi seguiamo la nostra strada. Esatto. E magari non è facile poi essere accostati a uno specifico genere, anche da un punto di vista commerciale probabilmente potrebbe aiutare molto di più, però così è, e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Dicevo, te che genere pensi siamo? Rock and roll, abbiamo pensato a mille nomi, c'è stato un momento in cui poi volevamo anche tipo Turbo Acid Rock and Roll. Fantastico. Sì, che è un nome però di fantascienza, non c'entra il cazzo. Cercavamo quindi di inventare il nome di un nuovo genere che è il nostro. Esatto, noi esatto. Siamo l'unico band gruppo di quel genere, quindi sarebbe fantastico. Vabbè, cazzo, possiamo essere messi di fianco ai Motorhead per lo speed rock, il metal, sai, siamo i fondatori di un genere. Esatto, siete fondatori del umiltà. Toxic Acid Rock, quindi. Wow. No, ma io in voi sento un sacco di influenze, dallo stoner anche al Britpop, al Britrock magari tipo Black Keys. Eppure non riesco a dire ok, fanno sto genere qua. Però la cosa figa nell'ascoltare tutti i vostri pezzi uno dietro l'altro, perché oggi mi sono fatto una speedrun proprio, mi sono ascoltato tutto. Tanto c'è un album, due EP e un singolo sostanzialmente. Ho detto vai, butta tutto a manetta. E li stiamo ascoltando anche adesso di sottofondo. Ho detto cazzo, ma non c'è un pezzo troppo diverso dall'altro. Cioè, capisci che è la stessa band che le suona, nonostante ci sono stati dei cambi di formazione. Infatti me ne sono accorto lì in Copyright, perché è lo stesso pezzo che era fatto in due stili diversi, ma allo stesso tempo riesci a dire che quello è il sound vostro. E questa coerenza da cosa è dovuta secondo voi? Se non vi racchiudete in un genere. Ah, ti ringrazio tanto, perché mi sembra un bellissimo complimento. Concordo. Direi che quello che stavamo dicendo prima, appunto, è che io credo che la nostra forza sia il fatto che ognuno mette la sua personale influenza. Per sapere che genere facciamo dovresti chiedere a ognuno di noi a 13 anni sul pullman con il Walkman che aveva... Mi ricordo che aveva l'antishock tipo di 6 secondi e se c'era una buca dopo ti saltava. Dovresti chiedere cosa c'era in quel Walkman per capire le robe. Però non lo so, per certi versi è difficile. No, la domanda era cosa fa sì che ci sia una coerenza fra i pezzi nonostante gli stili diversi, eccetera. Non lo so. Secondo me c'è anche una cernita, nel senso che a volte
vengono sviluppati fino a un certo punto dei pezzi che però effettivamente sono un po' troppo al di fuori di quello che di solito facciamo, e molto spesso vengono accantonati. È vero. Cerchiamo di fare anche una cosa logica, perché un minimo di inconscia ambizione del voler far sì che il prodotto finale possa essere commercializzato ci porta comunque a cercare di avere un criterio, perlomeno. C'è stata un'evoluzione, se metti un pezzo del primo disco con uno dell'ultimo, uno dietro l'altro. Io parlo per pubblicazioni. Ogni pubblicazione in sé ha un suo senso, ma ogni pubblicazione rispetto a un'altra è ben diversa. E questa cosa, ripeto, in questo nuovo album che sta per uscire verrà fuori tantissimo. È molto diverso dall'ultimo lavoro che è stato fatto, perché comunque un membro è cambiato. E di conseguenza, dato che facciamo tutto molto in comunione, in comunità, e poi il chitarrista, l'influenza è incredibile. Siamo in tre, il chitarrista solista direi che è abbastanza fondamentale. Dà lo stile, diciamo. Ma sai perché mi facevo questa domanda? Perché pensavo pure che c'è una sorta di spirito Kickstarter Ritual che aleggia sulla vostra band, che è quello spirito che poi dice: no, questo è il pezzo da Kickstarter Ritual e non quest'altro. Per questo c'è questa coerenza, immagino. Ah, sì. Nei vostri pezzi. Sì, sì, sono d'accordo. Ed è fighissimo. In tutte le pubblicazioni c'è quel pezzo che è tipicamente Kickstarter Ritual, tra virgolette. Sì, che quello, vabbè, a noi stessi può sembrare il pezzo più banale del disco, in realtà poi è la cosa che ci colpa di spinte, oppure quello che la gente balla di più quando suoniamo. Ragazzi, così. L'ignoranza va sempre. Sì, sì, è vero. È vero. Poi, come diceva giustamente anche un mio amico che faceva rockabilly, rockabilly funziona proprio perché lo può ballare qualsiasi deficiente. Sì. Allora tutti si sentono ballerini provetti. E pensi di star ballando. Altra domanda, visto che l'avete già citato due volte, un nuovo CD quando è che uscirà? Credo verso settembre-ottobre. Da, quindi manca poco. Sì, manca poco. In realtà è già tutto registrato. Stiamo alle ultime fasi, tipo mix, master. Ah, ecco perché non c'è chitarrista, perché l'avete chiuso dentro lo studio. Hai detto: tu non esci di qua finché non hai finito di mixare. Chiuso in uno scantinato che sta rimettendo a posto. E poi a noi non va mai bene, quindi ovviamente. No, poveretto. Era meglio ieri. Ma ecco perché voi state tutti belli, scialli, tranquilli, sì, andate a fare l'intervento. Ma è anche minimo arrivato, registrato. Deve essere bullizzato, giusto? Adesso qualunque errore è colpa sua. Mi sembra giusto. Tra l'altro io sono chitarrista, sono anche fonico, quindi so cosa significa ogni errore è colpa sua, perché è sempre la colpa del fonico. Sì, sì, sempre, ovviamente. E niente, quindi è in uscita un videoclip con un singolo e poi credo relativamente rapidamente forse un altro singolo e poi l'album tutto intero. Dai, voglio fare una domanda a Gabby adesso, che tu hai detto un po' sei quello che si occupa anche un po' delle pubbliche relazioni, dell'andare a cercare le serate nei locali. Come si fa? Come si deve fare una cosa del genere? Soprattutto ti affidi anche a, che ne so, tipo un'agenzia di booking o case discografiche che ti aiutano a trovare le date, oppure vai proprio padrone per padrone di locale, vai là e dici: oh, ascolta questo! E facci suonare. Come allora, in realtà è una cosa che facciamo tutti insieme, perché ovviamente si cerca sempre di raccogliere le occasioni migliori. Quindi rispondo io sì, però penso bene o male parli per tutti, perché comunque è un processo che dobbiamo per forza di cose fare tutti. Non siamo più giovanissimi, diciamo, e quindi siamo molto impegnati. E di conseguenza è ovvio che sia difficile che una persona sola sia in grado di dedicarsi completamente a un aspetto così importante, così grande, che quello appunto public relation, piuttosto che del marketing e dei booking. Sicuramente noi cerchiamo sempre di collaborare il più possibile con più realtà possibili, che siano queste agenzie, band, piccole identità discografiche, underground. Noi si cerca di davvero di collaborare con chiunque, e ovviamente si passa anche per i venue stessi. Molto spesso c'è un contatto diretto, un tentativo diretto,
è un processo che noi facevamo moltissimo appunto nell'epoca di Drifting by a Protostar, che è l'EP che è uscito nel 2018. Effettivamente avevamo iniziato a vedere un molto movimento grazie al fatto che tutti ci fossimo messi appunto di puzzo buono a cercare di creare contatti nuovi. Covid, impegni, cambio di formazione, dedicarsi tantissimo e full time alla composizione di nuovi pezzi è davvero è una cosa che virtualmente da 4 anni praticamente non stiamo facendo in maniera categorica, anche perché volendo davvero mettere tutte le energie in questa nuova pubblicazione stiamo davvero facendo i concerti che noi reputiamo più belli e più divertenti e più interessanti che ci siano. Di conseguenza non siamo ossessionati dal cercare sempre qualcosa di nuovo. Fatto sta che grazie però a tutti che ci mettiamo lì e chiamiamo i nostri contatti, appunto Davide con i Grande Royal che sono questo gruppo della Svezia, piuttosto che io con Lord Bishop che è questo afroamericano che vive in Germania, piuttosto che Dennis che avendo anche un'altra band che suona garage ha tantissimi contatti in diversi locali, si cerca di accaparrarsi il meglio che c'è sul mercato, tra virgolette, al livello in cui siamo al momento, che è appunto un livello un po' in ombra perché da 4 anni che non facciamo un cazzo, come hai detto te, ma a noi per ora va bene così, la qualità vince sì, però, nettamente sulla quantità. Come stava dicendo lui, io penso che il fatto di... cioè c'è comunque un substrato di sottocultura che ancora resiste un po', poco in Italia, molto di più all'estero. Noi qua ci proviamo, anche su Twitch. No, ma ad esempio, adesso che ti abbiamo conosciuto, tu fai parte di quelle persone che comunque sono dedicate a un progetto, a un'idea, che poi magari non va sempre come vorresti, però che ci mettono tutto quanto, l'impegno, il tempo, eccetera, e esiste una rete di contatti, un po' direi in tutta tra l'Italia e il Sud Europa, Nord Europa, di persone che la pensano come noi, come te. E questo credo che sia la cosa più interessante per i gruppi underground che ci sono in giro. Voi comunque da quanti anni suonate insieme? È quasi una decina che esiste il progetto Kickstarter, quindi... Kickstarter Ritual secondo me è dal 2014. Quindi ci avete abbastanza le spalle larghe in esperienza anche nel sapervele cercare le date. Sì, ma sì. Posso chiedervi un consiglio che daresti che voi, sia Davide che Gabby, che dareste comunque a un band emergente che incomincia questo processo, dove bisogna andare a sbattere per la prima volta? È una domanda difficilissima, difficilissima, perché negli ultimi 10, 15, 20 anni, da quando abbiamo iniziato a suonare noi live, il mercato è cambiato completamente. Sì, è cambiato tutto talmente tanto che se io dovessi medesimarmi un ragazzino di 15 anni che ha una band oggi, probabilmente gli consiglierei di andare a fare dei live su Twitch o di fare dei live su Instagram. Non lo so, sinceramente non ho idea quale sia la portata di quel tipo di canale. Forse invece la cosa ideale è sempre quella di provare il più possibile, fare più pratica possibile, cercare di migliorarsi il più possibile, perché comunque la quantità, la qualità, ripeto, vince sempre sulla quantità, e quindi cercare di migliorarsi il più possibile. Poi in realtà la nostra fortuna come italiani, noi non ce ne rendiamo conto perché vediamo tutto dal nostro punto di vista soggettivo, è che abbiamo davvero dietro l'angolo l'Europa. Di conseguenza è facilissimo prendere un furgone, lo affitti, lo chiedi in prestito, metti su gli strumenti per suonare in Austria, in Germania, in Olanda, in Svezia, in Spagna, a distanza però di guida in un certo senso. All'inizio non è facile, bisogna togliersi dalla testa e cercare di farlo a livello professionale, soprattutto se si ha un progetto originale, ma quando si entra in un circuito, soprattutto all'estero, allora davvero arrivano grandissime soddisfazioni, e soprattutto se lo si vuole fare a livello professionale e si canta in inglese. È meglio sicuramente fare bella figura anche all'estero, intanto che si cerca di essere il meglio possibile con quello che si fa in Italia. La qualità vince sempre comunque, a prescindere da tutto. Sì, e poi... Nel vostro sound c'è tanta qualità, infatti. Cioè, c'è proprio un bel lavoro perché lo senti in ogni singolo pezzo. Non c'è superficialità. Mi fa piacere. Questo è bellissimo. Comunque, scusatemi, che c'è... Respawn che dice qua continuiamo a evocare la Shellabus. Vi devo spiegare un po' di storia del canale nostro, ovvero io è da pochissimo in realtà che streamo su Twitch e faccio live, però qua abbiamo un piccolo sogno,
siccome siamo persone che ci piace la musica e siamo unite sostanzialmente dalla condivisione di questa passione, il sogno ultimo del canale è creare l'ascella bus. Perché ascella bus? Perché puzza d'ascella il furgone quando è pieno di persone, e per questo è l'ascella bus, bello pieno, e dovremo un giorno andare per concerti tutti quanti insieme a fare il tipico viaggio di distruzione. Ci sta. Il nostro sogno poi, oltre a questo, sarebbe anche organizzarli degli eventi proprio apposta dalla, da Scella Bus. Però non abbiamo, siamo ancora piccoli, siamo una nicchietta, non siamo poche, abbiamo dei sogni, però possiamo sognare, non ci costa nulla quello. Quindi sto anche un po' chiedendo alle persone che ci sono, voi per esempio, quanto siete disposti a suonare sempre per un cachet, oppure preferite anche una situazione da centro sociale, se c'è una bella iniziativa dietro? Dici no, guarda Bob, sono 10 anni che lavoriamo col cazzo, meno di questo non usciamo, oppure la vedete più libera come situazione? Secondo me anche chi fa quel ragionamento che hai appena detto tu è rispettabile, nel senso che è vero, noi e milioni di altri gruppi si fanno un mazzo tanto da 10, 15, 20 anni, in Italia hanno pochissimo e è giusto, ci sta. Lo capisco, quando mi dicono così lo capisco. Noi nel nostro caso c'è da dire che se ci sono situazioni di persone che la pensano come noi, che ci troviamo bene, che siamo sulla stessa linea d'onda, o se c'è una buona opportunità, ad esempio noi spesso ci è capitato di fare questa cosa, di quando alcune band europee cercavano di venire in Italia e trovare concerti per fare un pezzo di tour in Italia, ovviamente facevano fatica perché la situazione in Italia, ci sono 2 posti marci e no. se ci fai caso non ci passa quasi nessuno, a malapena ci passano i grossi, ma gruppi underground fanno molta fatica. E una cosa che noi abbiamo fatto più di una volta è metterci a disposizione anche personalmente, eccetera, eccetera, e accompagnare questi gruppi e organizzargli qualche data in Italia, ospitarli, e così, capisci, ti fai un sacco di amicizie, contatti, trovi nuove opportunità, conosci gente che ha la tua stessa idea, perché poi anche questi sono gruppi che non devono essere troppo fighetti. Devono essere belli zozzi e luridi. Si devono saper sporcare di fango per avviare le moto, insomma, nel deserto. Esatto. Comunque si crea un qualcosa per cui vale la pena anche a volte suonare gratis o per un rimborso o per poca cosa. Dipende dalle situazioni, Lo so che come l'avevo introdotta sembrava quasi ragazzi vogliamo organizzare un concerto, venite a suonare gratis, non era quella l'idea. Per la cella bus potremmo farti, non so, 2005. Ah va bene, siete economici. Sì. Maledetti, mi avete un attimo sconvolto, non so No, scherzo, se lo fai ci chiamo ovviamente. No, ma tranquilli. A parte che noi, per esempio, ci facciamo comunque una cultura dell'underground musicale, e devo dire che da quando ho aperto Twitch e creato questo tipo di community è figo, perché veramente è bastato semplicemente dire raga, voglio cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di originale, qualcosa che non è mainstream, ma mainstream. E quello è il bello. E la gente, per fortuna c'è un Respawn, Jenny, Naima, ma anche Beppo e tanti altri ci sono, che vanno veramente cercando i gruppi così, ed è fighissimo, perché noi ci stiamo imparando il metodo per trovarli, nuovi gruppi, ovvero trovi un gruppo magari che ti piace, come per esempio nel vostro caso, come vi ho conosciuto, io conoscevo i Fattore Rurale per sbaglio. Li ho conosciuti, mi sono sembrati molto interessanti e mi sono andato a spulciare un po' il loro Instagram, ho detto fammi vedere un po' le locandine dei concerti, con chi suonano spesso i Fattore Rurale. Kickstarter Ritual, sto nome ripetuto un paio di volte, ho detto ma
vediamo un po' che sono i Kickstarter Ritual. Mi sono aperto la pagina di, su YouTube cercando, vedo sì, è uscito Too Old e sono rimasto così. Porca puttana, dove stavate nascosti? E quindi sì, è quella un po' la rete per trovare qualcosa di nuovo, il conoscere le band, andarle a esplorare, andarle viaggiando. Sì, esatto. Ormai non c'è più visibilità, soprattutto per band emergentissime, è davvero difficilissimo. Anche i canali famosi, i canali soliti, diciamo, ormai sono focalizzati sempre sul mainstream, non esiste più una realtà underground, o c'è proprio la realtà iper underground della radio locale di paese, eccetera eccetera, che fortunatamente noi abbiamo qua in vicino a noi in provincia di Piacenza, o si va su Virgin Radio, Radio Freccia, non c'è nulla in mezzo, non c'è più una realtà. Un tempo c'era Radio Lupo Solitario, mi ricordo, che bene o male comunque la Lombardia spingeva di brutto e tante band interessanti erano venute fuori grazie anche a loro. Eravamo entrati, sì, ma si parla di una valanga di tempo fa, e poi purtroppo hanno chiuso, hanno provato a riaprire, ma a Roma, se non sbaglio, c'è Radio Rock, per esempio, che pure propone qualche band emergente locale. Lì abbiamo scoperto i 1789 Calzeni. E ragazzoni, io mi devo far venire in mente un po' di idee, perché adesso io ho detto non mi sono preparato un cazzo come domande e tutto, quindi un po' vi devo chiedere le cose improvvisandole, tipo: se aveste vinto un premio in denaro e con budget infinito, però lo potete spendere solamente per la vostra band, non per le cazzate, non per andarvi a drogare, non per le gruppi, non per le escort, mi dispiace, avete solo soldi da spendere per la vostra band, avete il modo di organizzare il concerto più bello della vostra vita, che elementi vorreste su quel palco? Beh, parto io. Si invitano i Kiss e noi li apriamo. Cazzo, risolvi mille problemi una volta sola. I Kiss vanno tutti a vederli e noi li apriamo. Quindi fuoco, fiamme, fiamme, pedane, ascensore. Esatto, ma anche noi, cioè il palco comunque. Ma i Kiss non ve lo fanno usare, i Kiss non ve lo fanno usare, volevo dire. Anche secondo me sono un po'... Ma se paghiamo noi, l'accordo si trova. Si trova. Tipo Davide, tu ci suoneresti nella batteria che te lo ricordi, il batterista dei Blink che suona in quella batteria tipo giostra che gira su se stesso? Anche del Motley Crue, no? Eh? Ne aveva una così che andava sotto sopra, anche sì. Quello dei Motley Crue, Tommy Lee. Esatto. E canta anche. Sì, e so. Canti. E poi si mette anche a fare... Mi partirebbe una vena qua, tipo qua. Che quindi scenografia alla Kiss, ascensori ovunque. Sì, esatto. Ma guarda, io non sono io farei la carrucola che mi prende dalla batteria, cioè questa carrucola che mi prende, io volo sotto al pubblico, bellissimo, e canto Easy Days. Bellissimo. Easy Days è la canzone acustica che facciamo in cui lui viene davanti, ma non c'è la... Forse ho capito qual è. Molto carina. Ma a proposito, c'era anche un pezzo, adesso non mi ricordo bene quale, dove a un certo punto finiva con una melodia di piano. E io lì mi sono chiesto, ma chi è che suonava il piano tra di loro? E lì mi sono chiesto, può essere che era Davide che suonava il pianoforte? No. Perché ti ho visto smanettare nel videoclip, no? No, Julius, l'ex chitarrista. Lui è laureato in conservatorio e lui è un cantante lirico, quello che c'è nel video di Too Old, il chitarrista. È lui che suona il piano lì alla fine. Dai. E era un piano, lì eravamo andati a registrare in uno studio di registrazione qua vicino dalle nostre parti, e c'era questo piano costosissimo, Steinberg, non mi ricordo il nome, non me ne intendo. Però una cosa che costa tipo come una bella macchina, una roba del genere. Ed era lì perché il giorno dopo dovevano fare qualcosa e allora ci siamo intrufolati e l'abbiamo registrato con il tizio che registrava e l'abbiamo messo come outro del disco proprio. Allora mi aggancio
a una curiosità di Respawn. Ma vi ricordo, ragazzi, che se avete domande, mettete tanti bei punti di domanda in chat, perché sennò non riesco a chiapparvi bene. Però questo è l'ultimo messaggio, ci stavo pensando anche io, e passo la parola. Quindi, per Respawn, il suo prezzo preferito è nananana. È inevitabile la domanda: quale vi piace di più a voi e quale vi piace di più suonare? Allora, a noi suonare di quei pezzi che ci piace suonare è tipo Twold, Black Mama, quelli lì più incazzati, diciamo, che proprio ci svitiamo la testa e ci divertiamo. Nananana è uno di quelli. Adesso poi nel nuovo disco che abbiamo registrato, che non è ancora uscito, ci sono altri pezzi del genere che ci piacciono molto suonare. Sì, sì. Beh, penso che sia inevitabile. Ci sono alcuni pezzi che sono... qua lo dico in maniera proprio davvero base. A me piacciono di più i pezzi che risultano facili da suonare, in modo tale che io posso fare casino. Da suonare. Invece da ascoltare mi piacciono di più quei pezzi che poi dal vivo... Da ascoltare sono quelli che dici, ma puttana Eva! Però ci sta. Quando esce bene è figo. Esatto. Però è giusto anche che ci sia un momento di concentrazione. Invece, per esempio, quando parte Black Mama, parte col giro di basso, è divertentissima, è una canzone facile, diretta, una sperla, salti, fai il banging, e quindi è ovvio che sul palco ti diverti molto di più, dai, è abbastanza normale. Ulysses dell'ultimo disco appunto è una di quelle che ci piace di più, cioè, sia da suonare che da sentire, che siamo... Sì, a tutti piace. Ulysses, quando è uscita, Ulysses sarebbe praticamente... È dell'ultimo EP, giusto? Il singolo dell'EP. Esatto, l'ultimo EP. Quello doveva essere il singolo dell'EP. C'erano dei bei programmi in ballo, volevamo fare anche il video per questo... Cazzo, poi è esploso il Covid. Mentre eravamo lì nell'organizzare concerti, volevamo dare molta più copertura a Ulysses e tutto l'album, tutto l'EP comunque. Purtroppo siamo stati davvero rallentati tantissimo, chiamalo destino, infatti. Abbiamo suonato un po' in Austria, siamo andati anche a Londra quando è uscito quel disco, e anche a Berlino, mi pare. Avevamo un botto di cose programmate per il 2021. Voi avete fatto un po' di date estere comunque. Sì, abbiamo fatto tutta Europa dell'Est. Repubblica Ceca, Slovacchia, tutti quei posti lì. Austria ci siamo andati parecchie volte, a Berlino una volta, bellissima data, una volta sola. E a Londra una volta sola abbiamo fatto tre concerti, o due. Due concerti in tre giorni e poi siamo tornati. Fortissimo, quindi tour de force pure. Sì, beh, il primo che avevamo fatto siamo stati in giro 12 giorni e abbiamo fatto 11 concerti. Quindi solo un giorno ci siamo fermati. Mamma mia, vasto proprio. Dei posti in Repubblica Ceca, cioè, sai, tipo ex Unione Sovietica, quei palazzi senza finestre, cioè delle avventure incredibili, bellissimo. Veramente. Bellissimo. E come partono i Kickstarter Ritual per andare a fare una data estera? Cioè, cosa ti porti dietro? Ti porti dietro tutta la batteria, tutta l'attrezzatura o solo gli strumenti essenziali? Dipende dalla distanza. Quando siamo andati a Londra siamo andati in aereo e abbiamo portato solo chitarra e basso, e già solo quelli ci sono costati un sacco di barco e tutto quanto. E là ci hanno prestato tutto, i locali ci fornivano le cose. Invece in Austria spesso abbiamo portato anche la nostra batteria, i nostri ampi, così, con un furgone. E com'è stato alla dogana? No, la dogana qua non c'è mai nessuno. Ma in Austria sì, non c'è neanche più la dogana, quindi no. Peace and love. E in altre situazioni è capitato mai invece che vanno fermato proprio a dire: ehi, cosa state portando lì dietro? Fate rock and roll, quindi c'è anche sesso e droga. Esatto, allora c'era una di Julius che però non si può raccontare. No, forse no. Perché raccontate. Si può raccontare tutto qui su Twitch, tanto siamo già vietato ai minori di 18 Guarda, anni. In realtà, non so, sarà che abbiamo le facce da bravi ragazzi, non mi ricordo neanche di volte che siamo stati fermati per dei controlli. Soprattutto quando si
viaggio in furgone in giro per l'Europa, non è, però finora non è successo. Vi dobbiamo mettere davanti all'ascella, Busso, allora, perché secondo me con le facce brutte che abbiamo noi invece ci fermano ogni 100 metri. Subito. Subito. Madonna. Allora facciamo così, abbiamo parlato di l'ideale concerto dei sogni, che è stile Kiss, ma avete una situazione invece la più brutta che vi è capitata? Avete voglia di raccontarcela? Cosa vi è capitato di proprio spiacevole durante un live? Di estremamente spiacevole? No, però non ero che mi stato ridendo. Beh, sicuramente la volta che siamo stati chiusi fuori dal posto in cui dovevamo dormire, sì, sopra il locale, a Vienna. Abbiamo suonato a Vienna in un locale fantastico, seconda volta che ci tornavamo, tra l'altro, e hanno la comodità di avere una specie di appartamento di sopra con un paio di stazioni, no? Sì, per me. Hanno suonato via tutti, noi ci siamo ubriacati, ci siamo divertiti, alle 4:30 andiamo a dormire, e la porta era chiusa, e noi con zaini in mano, strumenti in mano, chiusi fuori alle 3:00 AM. Sì, sì. No, poretti. Oh, guarda, in realtà ci ho dovuto pensare perché il concerto è andato talmente bene, ci siamo divertiti talmente tanto. Che ve la siete scordata. Poi quando sei in giro, t'arrangi. E qual è allora... E allora qual è invece il concerto che più vi ricordate proprio con emozione? Ce l'avete uno oppure ogni volta è bello? Allora, magari ci sono, spesso ci sono magari anche concerti dove viene poca gente o dove non, tu non ti sei particolarmente divertito, però dove magari qualcuno viene lì e ti dice una cosa o... anche non per forza un complimento, ti fa un'osservazione che torni a casa e ci godi, perché dici cacchio, allora qualcuno capisce, no? Anche che fosse uno, è fantastico. A me piace molto, a me uno degli episodi più belli è quando abbiamo suonato a Berlino, è stato bello. Vero, cazzo. Abbiamo suonato un martedì sera, solo noi, senza nessun gruppo locale, nessun gruppo tedesco. Quindi proprio... lanciate al macello. Un bel locale, tra l'altro, un locale storico di Berlino. Sì, sì, molto bello. E il tipo, c'era il fonico che non aveva grandi pretese e lui gli aveva chiesto: ma secondo te verrà un po' di gente di solito? Così, e lui fa: ma non lo so, dipende, così. No? Avevamo paura di suonare davanti a 5 persone. Sì, eravamo presi malissimo, invece c'era il locale pieno, non so, non ho idea, ma... pieno di almeno pieno 20 gente, nazionalità diverse, sì, tra l'altro. Quindi era della una valanga di persone. Quindi della sera era martedì sera a Berlino e come sabato sera qua. Quindi della sera era anche iniziata male per voi quella serata, ma poi man mano è diventato figo. Sì. È stato davvero un bel concerto, almeno un centinaio di persone, ma prese bene, tra l'altro. Nel pubblico c'erano inglesi, americani, israeliani, australiani. Cioè, davvero, è stato un bellissimo evento. Tutti erano gasati, ci siamo divertiti tutti, e poi tutti per la propria strada. È anche uno di quelli che mi ricordo in cui abbiamo suonato meglio, ma secondo me è solo perché cioè, quando c'è la gente gasata davanti, ti viene anche a te più voglia di dare... Quello penso che sia abbastanza naturale. Ti sembra, sì. Ma poi ti rimane anche il ricordo migliore, cioè ti ricordi le parti belle. Sì, sì, quello lì penso sia stato uno dei più belli. Ma tipo avete fatto pure crowdsurfing, no? A un certo punto. No, allora come fa? Si ferma la batteria, come fai a fare crowdsurfing? La gente Io ho visto una foto però dove c'era un Davide con... con un tamburello sopra la gente. Lì poi tipo mi sono lanciato giù, o volevo fare lo splendido. Ho saltato giù Si sono scansati tutti. No, io ero in spalla a questo tizio. Volevo fare una spacchiata davanti a tutti, tipo James Brown. Ma non lo so, non è stata capita. E uno si è avvicinato per chiedermi se avevo se mi ero fatto male, se andava tutto bene. Nella tua testa eri James Brown, ti è venuta perfetta. Sì, magari sì. Nella realtà hai fatto la spaccata, però eri tipo... Esatto, così. Rallentatore. Sì. Vi chiedeva Respawn, ma era anche una domanda classica da fare. Voi fate solo musica nella vita o avete anche dei piani B di sostentamento e fate altri lavori e fate i musicisti della domenica, come direbbe qualcuno? Sì, esatto. Noi facciamo altri lavori e sperperiamo tutto quel poco che guadagniamo
in musica, strumenti, prove, registrazioni, così. E chi ve lo fa fare? Non lo so, ce lo siamo chiesti più volte. E più passano gli anni, più trovo persone che magari prima lo nascondevano, che adesso me lo dicono esplicitamente: ma chi cazzo te lo fa fare ancora? E ripeto, non siamo più giovanissimi, di conseguenza la vita lavorativa ci assorbe parecchio, eppure la musica rimane quella costante che deve andare avanti per forza, no? Che cazzo ci arriva a fare, no? E io su queste risposte che vado cercando, facendovi questa domanda provocatoria, non è che... Sì, sì. Lo faccio perché dico siete vecchi, non siete nessuno, quindi non continuate a farlo. No, io voglio saperlo perché ti rimane quel pallino della musica nonostante magari non sei più il pischello di 20 anni, sei anche un pochino più coi piedi per terra, più realista, però se ce l'hai ancora quel pallino lì significa che qualcosa ce l'hai dentro che lo puoi cacciare fuori a tutti i costi, o no? Sai cosa? Secondo me, quando sei molto giovane pensi che il voler fare il musicista professionista sia sinonimo di successo, ma anche successo di fama, di successo economico, di ricchezza. Adesso divento in realtà, esatto, ed è normale, no? Quando hai 17 anni vuoi prendere in mano il basso, la chitarra, la batteria, perché vuoi diventare famoso in un certo senso, no? Vuoi trombare. Esatto, e quindi lavori, cioè, diciamo che imposti un modus operandi anche dal punto di vista musicale che è creato per cercare di tendere in quella direzione, no? Passando però gli anni e maturando, in realtà ci si rende conto che c'è qualcosa di più oltre al semplice desiderio di avere fama e successo. Sì, è una necessità di esternazione. Sì, di comunicazione. Come ha detto il Fortu, anche quando suoni davanti a 5 persone e magari sembra un concerto buttato via, poi arriva quella persona che non ti conosceva e ti guarda e dice: cazzo, che bella quella canzone, mi sono divertito da matti, è stato fantastico. E ti rendi conto che in realtà forse è quello il vero motivo per cui, e non lo dico in maniera molto generosa, è una cosa proprio molto egoistica in realtà, cioè la necessità di piacere a qualcuno dal punto di vista musicale, no? Performare e ricevere un'emozione indietro, è una droga in un certo senso, no? E quella ovviamente se sono davanti a 10 milioni di persone è una figata, ma in realtà il surrogato dell'anche una persona che viene toccata da quello che fai a livello artistico, che ti dà approvazione, ti dice che ammiri quello che stai facendo, basta e avanza per fartelo fare per almeno altri 6 mesi. Sì, è quello lì che ti fa andare. Un discorso un po'... Ti seguivo benissimo, anche perché trovo anche in quello che ho fatto io facevo l'artista di strada, per esempio, quindi il pubblico dell'arte di strada è ancora più randomico e casuale, e la cosa che uno mi dice: vabbè, se sei bravo fai l'artista di strada, la gente si ferma e guadagni comunque. Sì, ma i momenti di scazzo c'è anche l'artista di strada, ovviamente il fatto di non avere un pubblico magari che si ferma, ti fa il cerchione, come viene chiamato in gergo, un po' ti fa andare un po' in depressione. E c'erano quelle giornate così che veramente me ne tornavo a casa col sorriso solo grazie ai bambini, che i bambini paradossalmente per strada sono le uniche persone che ti rispondono alla musica, che spesso l'adulto per strada ti guarda, sta là in silenzio e si mette così. Sì. Magari pensa che sei bravissimo. Magari sta pensando che sei bravissimo, ma tu vedi solo uno così. Che non balla, non poga, non scuote la testa, non fa niente. Perché? Perché stai per strada, non si fa. Invece il bambino se ne fotte. E quella è la cosa bella. Dice: sento musica, è per strada, vai! E cominciano a ballare, fosse metal, fosse rockabilly, fosse punk. Sì. E il bambino sente la musica e ti risponde. Puoi pure tornare a casa con 2 euro nel cappello, ma senti proprio la gioia nel cuore che dici: magari ho traviato il futuro di sto bimbo. E non è un futuro stronzetto che andrà a sentire Fedez. Noi continuiamo a farlo per quella sensazione lì. E comunque, parlando pure un po', visto che l'avete cacciato voi l'argomento Måneskin,
Cosa ne pensate dei talent? Secondo voi una band emergente oggi deve passarci per forza dai talent o può evitarlo? Non lo so. Secondo me sono scelte. Se una band emergente di ragazzini ha quelle 3-4 carte che servono per vincere i talent e rimanere un po' sulla cresta dell'onda e è quello che vogliono fare, però se sono ragazzini non lo sanno, ovviamente si lanciano e dicono di sì, giustamente, ci sta, lo possono fare, ovviamente. Voi lo fareste? Non so, io personalmente sono molto critico nei confronti di quegli show televisivi, però poi uno le prova tutte. Io non credo che noi andremmo a un talent show se ci capitasse l'occasione, perché non lo so, penso che abbiamo una certa immagine, una certa credibilità da mantenere, per cui se andiamo a un talent show potrebbe essere più nocivo che benefico per noi. Però per altre cose, perché no, non lo so. Poi a me personalmente mi sembra un mondo tutto di plastica e sono d'accordo con tutte le critiche che si possono fare, però se tu avessi 16 anni e fossi un drago della chitarra e ti chiamassero a uno show televisivo, forse ci andresti. A me è capitato. È capitato. Ci sei andato? No. Che ho chiesto il cachet. Detto che cazzo, già suoniamo gratis per centri sociali e cose del genere, se mi chiama la televisione che i soldi ce li ha, me li devi dare. E invece no, certo. La cosa peggiore è che spesso e volentieri la televisione dice no, io ti pago in visibilità, tu vai davanti a 2 milioni di spettatori, sì, ma di quei 2 milioni di spettatori devi vedere poi chi è quello che ai concerti ci va e ti ritorna dietro. È quello che spesso non capiscono quelli che vanno ai talent, che tu dici sì, 2 milioni di spettatori, ma io ho fatto anche il fonico e ho lavorato per qualche vincitore di talent, non dirò nomi, però diciamo che i concerti paganti c'è poca gente che poi effettivamente ci va. Veramente? No, certo, perché comunque non è gente che è gente che guarda gli show televisivi, non esatto. È gente che va ai concerti. Quindi dipende da quello che tu fai e che vuoi fare, ci mancherebbe. E tenendo presente che nella maggior parte dei casi vai lì, ti prendono per il culo e ti fanno diventare la macchietta di quella serata, di quella puntata lì. Non so se. Cioè, io penso che ci sia un tot di persone che viene ai nostri concerti che se ci vedesse a fare la cover di The Final Countdown siete su venduti. Non verrebbe più. Siete venduti, siete esatto. Uguali ad Agnelli. Esatto, pose. Pose. No. Guarda, poi, sai cosa? Il mondo del reality ha dimostrato essere un mondo che non mette come priorità le band che partecipano, perché sì, tu hai parlato bene di Maneskin associandoli al discorso talent show, in realtà però i Maneskin sono la prima band che ha raggiunto questo tipo di successo planetario dopo quanto, circa due decenni almeno, che hanno insistito con tutti hanno insistito con tutti i reality show che ci sono, non si sono fermati a X-Factor, sono andati poi all'altro reality show, Sanremo, e poi sono andati all'Eurovision e poi sono andato all'NTV Award. Li hanno fatti uno dietro l'altro. E uno può dire la scalata del successo, in un certo senso, ma hanno fatto tutti gli step possibili per avere quel. Sì, ma ripeto, ottenere il massimo risultato da questo prodotto. Non può essere considerato però un percorso ordinario, nel senso che non puoi pensare che quello sia un cursus honorum classico per tutte le band che decidono di seguire il mondo dei reality. Perché finora sono stati i primi che l'hanno fatto e tutti gli altri esci, vinci, fai due mesi di qualcosa e poi scompari di nuovo, perché in realtà, come hai detto te, l'artista non viene pagato per essere al reality show fino a un certo punto livello. E soprattutto chi non è che viene pagato? Ma è uno show per i giudici, è uno show per mettere in luce i giudici, sono i giudici che parlano, sono i giudici che ci mettono l'emozione, sono i giudici che... Poi ci sono i comuni mortali che fungono da sottofondo emozionale. Ma non è un mondo reale, cioè non è un mondo in cui davvero quello che ha passione per la musica può pretendere di trasmettere quella passione. Poi sì, capita ogni tanto, non voglio fare l'assolutista, per l'amor di Dio,
per un secondo me ci sono altre strade più nobili, più divertenti, più underground, in cui davvero tocchi la gente, non le telecamere. Di conseguenza cresci anche in modo diverso. Ripeto, i Maneskin sono un discorso diverso. Questi da un reality d'Italia stanno adesso andando a fare headliner a Glastonbury. Non so se fossero headliner o meno. Quindi è un caso un po' particolare. Parlo in maniera oggettiva, non mi piacciono i Maneskin. Però loro stanno facendo questo. Non è mai successo prima. Non succedeva da decenni in Italia che una band italiana avesse questo tipo di successo. Quindi in realtà non esiste un sistema che aiuta band come noi. Non esiste proprio. E i talent non sicuramente sono l'ultima delle cose da prendere in considerazione. Sì. Guarda, quello che dicevo anche a inizio della live è proprio questo, è che finora con tutte le band con cui ho parlato ognuno mi racconta un percorso diverso. A parte che sui talent sono tutti quasi sempre d'accordo di dire no, i talent no. Però il bello è che conosci tanti approcci differenti, ma sono tutti quanti validi in un certo senso. Non c'è la strada per il successo, non esiste quella, almeno secondo me. No, certo. Chi te la vende, per intervistare gruppi che non si caga nessuno, non te la dicono di sicuro la strada per il successo, ma soprattutto chi ti vende la strada del successo spesso è un truffatore. Infatti mi viene da farvi questo tipo di domanda: vi è mai capitato quel produttore, quel so tutto io, che vi ascolta mezza volta e dice voi siete validi, voi avete veramente l'oro in tasca e non lo sapete, adesso se fate quello che dico io, ovvero cantate in italiano, suonatemi questo tipo di cover qua, fate questo, fate quello. Vedo Gabby che è scappato a vomitare già solo al pensiero. Se fate questo che vi dico io di fare, diventerete la miglior band di tutti i tempi. Ti è capitato di trovare C'è capitato una volta quando eravamo molto giovani, prima dei Kickstarter, quando io suonavo con Gabby in un altro gruppo al liceo, e lì ovviamente c'eravamo esaltati e c'eravamo un po' cascati. Fatto bingo. Poi da quella volta lì in realtà ci siamo fatti un po' di esperienza e riusciamo un po' più a capire. Poi per certe cose, certi servizi, non lo so, alcuni dicono che valga la pena spendere per le cose di Spotify, altri per le recensioni. Non lo so. E comunque fate distribuzione. Voi comunque avete pagato un distributore online, non sbaglio, comunque per la diffusione dei vostri pezzi. Avete pagato comunque per un distributore online per la diffusione dei vostri pezzi, non sbaglio. No, abbiamo fatto un servizio di che ti mettono per uscire sulle varie piattaforme. Esatto, è quello. La distribuzione online è basico. Sì, non lo so, che non c'è promozione, infatti l'ho trovato per caso il vostro canale YouTube creato in automatico da Spotify, perché mi è venuto il dubbio, ho detto voi vedete che magari ce l'hanno, infatti esce fuori Kickstarter, fra parentesi tema, che è il canale automatico che si crea su YouTube. Ah sì, esatto, ci sono le copertine, le canzoni così. Però sì, noi abbiamo fatto solo quello. Quello è il minimo, spesso, è un po', diciamo che un po' ti tutela pure, perché le hai pubblicate su tutte le piattaforme, un po' come iscriversi alla SIAE oggi, fare questo. Quindi non è una cosa di dire ah no, l'hai messa online, quindi ti stai promuovendo. No, beh, ma cioè, è solo per la pubblicazione, perché se non hai un'etichetta discografica, una casa discografica, tu non puoi pubblicare sulle varie piattaforme, non puoi vendere il CD su iTunes, su Amazon e cose così. E quindi è un servizio, sì, c'è questo servizio qua. Però non siamo totalmente contro all'idea anche di fare promozione mirata, pagata, nel senso bisogna stare molto attenti tutto qua a non trovare appunto i fenomeni che ti dicono ah sì, vieni con me, che ti vedrai che, cioè, che ti imboniscono con varie parole, però in certa età si riconoscono. Poi no, se ce lo vuoi raccontare, Davide, cosa è successo poi a te e a Gabby quando a Bobcast, quando eravate piccolini?
niente, raccontate un po' l'esperienza, perché magari può essere anche qualche giovane musicista all'ascolto che recupera questa live e dice: ah cazzo, è successa la stessa cosa anche a loro, e come evitarle, capito? Per questo vi dico, se ce la volete raccontare, senza fare nomi magari, ma... No, no, ci mancherebbe. Guarda, secondo me comunque in linea generale tu devi capire, o paghi 200.000 euro per una promozione, produzione, per essere a quei livelli, o se no uno che ti vende chissà quale sogno a 2.000 euro... Secondo me ti sta prendendo per il culo. Che siano 200, che siano 2000. No, forse capisco di più quello che ti dice 200 euro e ti faccio uscire le recensioni. Perché uno che si mette lì col suo computer, manda il tuo disco a vari canali che lui conosce, eccetera, eccetera. E tu giustamente paghi il suo tempo, il suo lavoro, le sue conoscenze. È giusto che vengano retribuite. Ma quello che con 2 o 3.000 euro ti fa arrivare chissà dove, cioè... È una truffa. È una truffa per forza, non lo so. Mi viene da dire che è una truffa per forza. Eravamo molto giovani, era il nostro primo progetto insieme, avevamo forse 20 anni, 21 anni, con ovviamente il genere era diverso, suonavamo una cosa sì, diversa. Sì, sì, glam metal puro proprio anni sì. 80. Poi ti approccia il tipo che ti dice: guarda, con me vi faccio fare i tour, c'è il furgone, faccio e faccio un po' di promozione per trovare una casa discografica, e poi guarda caso una settimana e mezzo dopo ti chiama una casa discografica dall'America, dalla California, che però tu cerchi e non trovi un cazzo, e in realtà scopri che in realtà è tutto una montatura e ti vergogni di te stesso perché ci sei cascato come un pirla e basta, e l'hai fatta la stronzata. Beh, sono venditori però da lì di sogni, giocano su... Sì, bravo, bravo. Sì, su leva, ovviamente, su quelle lì. Se tu c'hai 20 anni, ci credi... Ci butti, è ovvio che ci credi, ci vuoi credere, diciamoci pure la verità, ci vuoi credere. Sì, guarda, da un lato poi è giusto essere incredibilmente scettici, perché purtroppo è pieno davvero di squali, è pieno, poi con l'avvento di internet, adesso stanno iniziando a identificarsi meglio i ruoli, ma negli ultimi 10 anni con internet davvero c'è stata la merda più totale, davvero, dammi soldi e ti faccio questo, dammi soldi e ti faccio quello. Se tu parli di squali, non so se hai notato come mi chiamo online, quindi... Come ti chiami online? The Shark... Squalo Serpente. The Shark. Quindi pensavi di essertele evitati gli squali, invece sei proprio nella sua tana e non sai niente. No, ma in realtà io sono convinto che quando si vogliono fare le cose in maniera seria e si ha in mano qualcosa che si reputa all'altezza, è anche giusto trovarli dei professionisti. Bisogna avere criterio di identificarli, quelli che ti arrivano e ti promettono è ovvio che sia una stronzata, però è giusto capire chi siano quei professionisti e come approcciarli, perché effettivamente, cazzo, così come in tutti i business del mondo, anche la musica effettivamente non è fatta soltanto di 3 musicisti, ma di un sistema che li gira attorno. Bisogna saperlo leggere, interpretare, soprattutto per quanto riguarda il luogo in cui viviamo, anche avere la fortuna di trovarle certe persone. Non è facile. Sì, di sapersi anche districare in un mondo di fregatura, eccetera. Esatto. Però sì, in linea di massima, come spendi 1.000 euro per un buon amplificatore per avere un determinato suono, li puoi spendere per distribuire il tuo CD in tutti i negozi di dischi della California. Esatto. È la stessa cosa. Passo da una domanda all'altra. Avevo detto che mi sono preparato domande, quindi sto andando un po' a ruota libera. Spero di non starvi tediando troppo. No, anzi, ci stiamo prendendo bene. Sì. E come avete iniziato proprio a suonare? Qual è stato il vostro approccio? Avete studiato oppure siete andati di amatorialità? Io la prima volta che ho deciso di iniziare a suonare, se mi mandi a quel paese, avevo 14 anni ed è uscito un singolo dei Gorillaz. Clint Eastwood, si parla di una valanga di tempo fa. Bello. E lì mi ero gasato da matti. Avevo iniziato ad ascoltare un po' un punk, stavo iniziando a cercare di capire cosa mi piacesse. E lì mi ricordo, avevo chiesto a un paio di amici: ragazzi, dai, ma cavolo, c'era mia amorosa dei tempi che aveva suo padre con una sala prove ammuffita sotto. Ho detto: dai, andiamo a fare un po' di casino e vediamo cosa succede. E io ho iniziato così. Ai tempi poi avevo 15 anni, ho passato un po' di tempo, e poi in realtà si è aperto un mondo. Ho capito che in realtà vi fosse molto più lavoro
da fare e soprattutto molto più musica da ascoltare. Io vengo da un'ignoranza totale. Ma penso tutti veniamo dall'ignoranza, nessuno nasce imparato, e per questo non ti rido in faccia se mi dici che è incominciato grazie a un pezzo dei Gorillaz, perché quella è musica fatta per arrivare a un grande pubblico e quindi può arrivare anche a un quindicenne. Poi esatto. È tua volontà approfondire il discorso musicale, non è... Esatto, non ho avuto la fortuna di crescere in una di quelle famiglie in cui c'è il papà o la mamma che collezionano vinili di rock anni 70-60, quello sarebbe stato il massimo, avrei saltato tantissimi step. Invece sono arrivato a 15 anni che ho detto, oh la madonna, questo è carino, e allora ho fatto tutto da solo. E ma ho provato lezioni, ma non sono stato in grado purtroppo, e quindi basta così. E invece Davide, tu immagino hai incominciato a suonare prima la batteria e poi a un certo punto con la voce che hai fatto ti sei dovuto rimparare uno strumento che forse è quello più difficile perché è il tuo corpo o sì, già sì. Sapevi cantare per cazzi tuoi e non lo facevi vedere a nessuno? Ma no, ho sempre fatto i cori nei gruppi che avevo, nelle situazioni in cui ho suonato, ma più perché penso che tutti i musicisti di un gruppo rock debbano fare i cori che altro, non è che ero particolarmente... È una bellissima filosofia, l'approvo totalmente. Sì. All'inizio, guarda, mi ricordo che i primissimi concerti magari facevamo serate di tipo mezz'ora di scaletta, di repertorio. Dopo 20 minuti non avevo più voce, urlavo proprio al massimo. Sì, che poi scendevo dal palco che non riuscivo a parlare. E poi pian piano ho preso qualche lezione, ma in modo continuativo, diciamo, per dei periodi in cui magari riuscivo a andare tutti i giovedì a quel corso piuttosto che altro. Ho preso un po' di lezioni di tecniche di base, di respirazione, del diaframma e tutte queste cose qua. E devo ammettere che sono fondamentali secondo me, perché di colpo ti rendi conto che riesci a tenere un'ora di concerto, un'ora e mezza di concerto e non muori quando finisci, esatto. Quando però hai scoperto che la tua seconda passione era proprio pure cantare? Cioè tu hai iniziato come batterista che faceva cori o... C'è stato un momento. No, fin da piccolo mi piaceva. Allora, da piccolino mi mandavano a lezione di pianoforte, di solfeggio, eccetera. Però a me piaceva il rock and roll, tipo Elvis, Little Richard, tutti quelli lì, no? E di lì a poco poi mi avevano regalato una cassetta, quella compilation dei Beatles che c'è sulla mela. Vabbè, era tipo un best of. Insomma, quelle lì. Cantarle mi piaceva, anche alle medie così, cantare era una cosa che mi piaceva ma che facevo sempre in camera, da solo, così. Però già mi provavo le basi, eccetera. Ragazzi, è stato veramente piacevole stare con voi. Io chiedo alla chat, è arrivato il momento, se volete fare delle domande dell'ultimo secondo, fatele adesso perché fra un po' sì. Congediamo i miei ospiti perché li stiamo tormentando già da un bel po'. E avete delle date magari prossime che volete annunciare? Qua comunque abbiamo un pubblico abbastanza vario, a ogni longitudine d'Italia, quindi è un buon modo per promuovervi. Magari uno stronzo lo trovate che viene ai concerti. No, infatti, il 25 luglio suoniamo al Sidro Club a Savignano sul Rubicone, in Romagna. È un locale molto conosciuto, chi abita l'intorno per forza c'è stato, lo conosce. Poi non è ancora uscito niente, uscirà la locandina breve. E comunque se ci seguite su Instagram, 25 luglio, Sidro Club. C'era una domanda che volevo farvi a proposito di club famosi. Dall'inizio della live che ce l'avevo sta domanda. Io ho visto il video di Too Old, è stato girato all'Estragon, giusto? Sì, a Bologna. Me ne sono accorto per un frame proprio che c'era scritto sì, Estragon. Sì, sì. Ma ci suonerete mai all'Estragon di Bologna? Sarebbe una bella situazione. Sarebbe fantastico. E soprattutto come ci siete andati a fare il videoclip lì dentro? Perché una delle ragazze di questa squadra di roller derby di Bologna
che tra l'altro anche loro sono fortissime, cioè dovreste seguirle. Comunque, una di queste ragazze lavorava all'Estragon, quindi prima dell'inizio del suo turno di lavoro si è fatta dare le chiavi, abbiamo aperto e in tre ore abbiamo fatto tutte le riprese. E lo sai, esatto. Il proprietario dell'Estragon? Tutto di straforo. No, infatti non parliamo più, abbiamo finito di parlare. No, stacca! Stacca! Anche nel video ho messo due frame così che passano, che si vede per un attimo, perché ho detto sicuro a qualcuno lo nota e dice che figata, però l'ho notato non io. Non era proprio ufficiale, ecco, come cosa. Vabbè, stacchiamo tutto, ragazzi, è stato un piacere. Taglia. Ma poi non lo taglio tanto nel nel re-editing. No, va bene, tanto. Allora, chiede Krungex, sullo stile estetico si ispirano a qualcuno? Io un po' a tutti i gruppi che ascoltavo da ragazzino di glam rock. Nome, perché un'altra domanda è pure questa. E chi altro oltre di Sweet, Slade. Vabbè, un po' sì, più inglese, diciamo. Da ragazzino ascoltavo più rock americano. In realtà adesso anche come estetica sono più su quei Top of the Pops anni 70 in playback brutti. Un po' David Bowie, un po' quelle cose lì. È arrivato lo staff del locale? Chiede Jacob. Vi hanno sgamato per caso? No, semplicemente a un certo punto la ragazza che ci aveva aperto, visto che si stava facendo un po' tardi, era particolarmente in ansia. E quindi aveva paura di perdere il lavoro. Sì, sì, sì. E infatti ce ne siamo andati. E infatti abbiamo girato quelle altre scene invece con il fondo rosso di noi in piedi. Quello e davanti a un tipo un brico, tipo un dai, quella catena di parti per macchine tipo da tuning, è una catena famosa, non mi ricordo il nome adesso. Vabbè, che piacenza. Di fianco a McDonald's c'era questa parete rossa e siccome le luci che avevamo nel video erano rosse, abbiamo detto, non eravamo sicuri di avere abbastanza riprese, allora abbiamo detto facciamo qua noi che facciamo gli schemi, così e l'aggiungiamo. Vi spuntate un po' con le ragazze dietro. Esatto. Io sono estremamente curioso di chi li ha influenzati non solo musicalmente ma anche a livello emotivo per motivarli a fare questo percorso, visto quello che diceva Capri. Purtroppo non mi ricordo quello che dicevo, però sicuramente ci sono tantissimi percorsi, cioè tantissime influenze. Io in primis, ripeto, i Gorillaz sono stati, diciamo, quello che mi ha dato la spinta. Dei gruppi poi, pensa. Infatti dei gruppi dopo paio d'anni io sono dato giù di testa per gli Iron Maiden, per esempio, e sicuramente quello che ha capito che il basso può fare pure qualcosa di più. Ma in realtà ero chitarrista ancora ai tempi, o cercavo di essere chitarrista, quindi non c'entra niente. Non dal punto di vista musicale, ripeto, io sono un illiterato dal punto di vista. Dal punto di vista delle melodie, del quanto fossero nuovi per quello che era il tempo, è una serie di aspetti. Dal punto di vista emotivo è una domanda davvero profonda. Sì, dal punto di vista emotivo in realtà ci sono tantissimi altri aspetti da prendere in considerazione la domandona, però tu hai poi sottolineato si parlasse solo di aspetto musicale e quindi per me sicuramente gli Iron Maiden sono stati quello che mi hanno davvero spinto in questa direzione. Poi è evoluto, sono passati 25 anni, però sicuramente quella è stata la mia spinta iniziale. Invece io in realtà ce l'ho uno dal punto di vista emotivo, che è l'ex cantante degli Hanoi Rocks, un gruppo finlandese. Sì. Michael Monroe è il cantante. Voi lo conoscete, tu sai chi è? Io no, non lo conosco, però secondo me potrei intuire chi potrebbe conoscerli in chat. Una certa Jenny. Okay. Si parla di gruppi finlandesi, di solito Jenny li conosce tu. The Spawn li conosce. Hanoi Rocks, un gruppo glam dei primi anni 80 che in realtà ha influenzato anche i Dance, gli Aerosmith, un sacco di altre band, anche se loro non erano così famosi. Comunque, io per un periodo, nei miei 18 anni, 20 anni così, mi ero preso molto anche emotivamente nei confronti del cantante, perché cioè dovresti vederlo, se lo guardi adesso sembra la tua vecchia zia, la vecchia zia rifatta che ognuno ha, che si presenta a Natale un po' ubriaca, no? Così. Però in realtà cioè lui ha fatto tutto il percorso per uscire dall'eroina, bla 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 bla. Non lo so, mi aveva, a un certo punto dei miei 20 anni mi aveva preso anche personalmente, anche emotivamente.
Ah, noi Rocks, cercatemeli. Poi lui sì, adesso è ancora in attività, c'ha, c'ha 70 anni, sì. Scavalca le americane, si arrampica a 5 metri d'altezza, è diventato tutto salutista, yoga, no fumo, no alcol, vabbè, di quei matti lì. Bestiaccio, quindi. Gabby e Davide, cosa ne pensate di Nick Cave, visto le vostre risposte? Forte, a me piace. Personalmente non lo conosco tantissimo, non ho ascoltato qualcosina, ma non mi è mai entrato, non è mai entrato nelle mie corde, non posso giudicare. Sì, non sono mai andato al concerto, non colleziono tutti i dischi, però è una cosa che mi piace. Ho avuto anche un gruppo un po' blues che tra virgolette poteva avere delle similitudini, diciamo. C'è qualcuno che l'adora qua, Nick Cave, quindi ogni tanto la butta in mezzo sta domanda. Anche perché il sottoscritto non è che sono un po' come voi, conosco qualcosina anche grazie a sti bastardi qua, che però non ci sono mai andato dietro. Lo ascolti, lo apprezzi, ma te ne fanno un dramma a volte i fan. Infatti, cosa ne pensate di quelle community per una determinata band che vedono un po' il loro idolo come intoccabile, un po' come i fan dei Queen, sai? Dei Queen, degli SDC, non si toccano quelli lì, hanno fatto solo cose eccezionali. Li vedete come community tossiche? Fa parte del media, fa parte dei media comunque, cioè ci sono anche quei tipi di fan, meno male che ci sono quelli che probabilmente fanno anche più piacere alle band a quei livelli. No, perché deve essere sbagliato, anzi. No, ma trovate magari che questo tipo di fandom, diciamo, della musica sia tossico per le band emergenti, che tolga possibilità a una band emergente di farsi conoscere, perché la gente va solo a cercare la big band e non si guarda. Allora, questo caratterizza un po' anche il nostro paese, purtroppo. Noi siamo quelli che appunto fanno venire i nomi più enormi in assoluto, e ci sarà sempre un audience per quei nomi, ma poi, come diceva anche Davide prima, band di piccola media statura molto interessanti ormai hanno completamente perso l'interesse di venire in Italia, perché non c'è più mercato. È stato un processo lungo in realtà, e ancora oggi viene confermato dal fatto che ci fosse il pienone a vedere i Motley Crue e The Flapper, ci sarà il pienone a vedere gli Iron Maiden, e per l'amor di Dio non si dà un minimo di voce a quelli che prima, per esempio, dei The Flapper hanno suonato. Adesso ti dirò un nome che mi mandi ancora a fare in culo, tipo la stregua dei Gorillaz, ma in apertura di The Flapper c'erano le bambole di Pezza in grandi tutti i canali bambole di Pezza. sono fra le nostre band mainstream che abbiamo messo al posto di questo livello, non vi offendete. Non ne sta parlando però nessuno, cioè io ho sentito, abbiamo parlato noi, scusa, abbiamo detto, hanno aperto il concerto ai Motley Crue e The Flapper del 20 giugno scorso a San Siro. Ne parliamo cazzo, noi, roba. Ma noi siamo fegni qua, che te credi? Quello è un po' il problema anche, sai, fai fatica, se la gente non conosce è difficile che si affezioni a qualcosa di nuovo. E allora sì, hai questa visione che tutto è legato al mondo mainstream, in realtà ci sarebbe la possibilità, ma non la riusciamo a sviluppare, non c'è il accesso mediatico, se vuoi. Queste pagine di fan di tal gruppo e così, mi sembra che ci siano anche dei gruppi meno conosciuti o di generi, di sottogeneri, non lo so, ma tu dici su Facebook, io non ho ben capito, non ne so molto di queste. E guarda, non lo so, e io a volte mi scontro con ma più nella realtà che su internet, a dire il vero. Nella realtà ho trovato gente che si chiude nel genere, si chiude in quel tipo di setta quasi, e non guarda nient'altro al di là di quella determinata categoria di musica, e quindi di quei determinati mostri sacri là. Mi è capitato spesso di acchiappare questo tipo di community qua, per questo chiedevo, perché anche a volte la discussione che nasce è proprio quella, e dicono per colpa di questo tipo di community le band emergenti non riescono ad emergere, in un certo senso. No, quelle secondo me ci sono sempre state, sempre ci saranno, in tutti i paesi, non solo in Italia, e ben venga che sia così. C'è stato il periodo in cui ascoltavo solo i Manowar, e chiunque ascoltasse qualcosa di diverso dai Manowar per me doveva morire dalle fiamme. Le fiamme. Poi
negli anni 2000 abbiamo partecipato un po' a tutta la community, la scena glam, metal, italiano. Provo anche ad indovinare il pezzo che ti piaceva di più dei Manowar, David, così è proprio... Quale? Secondo me Kings of Metal con le Harley Davidson che incominciavano... No? Mannaccio, no, so. In realtà no, cioè bello quello, ma i true vanno più in profondità, ci sono anche Sei best, proprio bello true. Sì, sì. Ci ho provato, pensando al Kickstarter Ritual, sai, ho detto magari sei ispirato a quello. Vabbè ragazzoni, io vi lascio, perché mi sa che vi ho tormentato abbastanza, dai. Sì, in realtà non ci hai tormentato tu, ma ci sono un paio di zanzare che girano in questa stanza. Io davvero che ci stanno distruggendo. Vi vedo che vi toccate, non sapevo se ho detto ma magari gli sto dando fastidio io con gli argomenti da fare, invece non so, le zanzare. La sensazione è stata piacevolissima, sembra passata mezz'ora, in realtà siamo qua da non so quanto. Sono quasi due ore che siamo in live. Infatti prima quando hai detto, non lo so, un'oretta, io pensavo, la madonna, speriamo di cavarcela prima. Poi invece, come hai detto tu, è una chiacchierata piacevole e il tempo vola. No, anche perché non mi faccio carico di essere intervistatore. Io butto lì un po' di curiosità, ma poi spero sempre che... Anzi, io penso che le band abbiano voglia di raccontarsi, proprio perché non ci sono spazi in cui lo si può fare, come ne abbiamo anche più volte ripetuto durante la live. Ed è un peccato, perché poi mi dicono Bob fa un fatto bello, originale. In realtà non mi sono inventato un cazzo, lo faceva Red Ronnie anni fa, ma lo facevano anche altri, come avete citato voi. Quindi bisogna solo aprire un po' gli occhi e le orecchie, secondo me, e impararle a conoscere queste realtà. Quindi vi dico grazie mille per essere venuti qui, grazie mille per la musica che fate, grazie mille per le belle emozioni che ci avete trasmesso con questa chiacchierata. No, grazie mille a te e allo stesso modo, noi non conoscevamo la community di Twitch e la realtà di cui tu fai parte, è stata una bellissima scoperta anche per noi. Cioè, speriamo di diventare sempre di più, così un giorno magari vi facciamo diventare più famosi. Va bene. Grazie mille Davide e Gabby, ci sentiamo presto. Grazie, probabilmente quando uscirà il vostro prossimo CD, perché noi siamo curiosi. Guarda che esce, prima di tutti uscirà un nuovo bel video, se vuoi mandarlo, vabbè, poi ci sentiamo. Ma tu mi hai mandato qualche cosa di stramacchio, poi l'hai cancellato subito forse, o era una stories su Instagram? Ho visto gente su un green screen fare robe, sì. Allora sì. Allora lì, hai visto già qualcosa, vabbè, ma poi manderemo anticipazioni. Sono stato lì e ho fatto ma è un nuovo video e poi non ho avuto risposta. Vabbè, allora non è ancora uscito perché come al solito lo monto io e quindi ho i miei tempi. Vabbè, però... visto il tocco artistico che hai, fai bene a metterci i tempi giusti, perché hai un bel tocco. Va bene. Grazie, a presto allora ragazzi. Io vi auguro solo peace, love, rock and roll, e di trovare un sacco di gruppi. Grazie, va bene, anche a te. Grazie, è stato ciao. Un piacere, ciao. Ciao, ciao, a presto, ciao a tutti. Ed eccoci qua. E ce l'abbiamo fatta anche questa volta, dai. Grazie, buoni concerti per voi, bella Xera. Scusate ragazzi, vi ritorno. Grazie per il clap. Ritorno a leggere finalmente la chat dopo quasi due ore di chiacchierata. Bella chiacchierata, dice Jenny. Come vi sono sembrati? Io sono stato emozionatissimo, veramente. Belle vibes. Ma sarà una caratteristica forse delle band che stanno a Piacenza? Sono tutte fighe, sono tutte fregne. Non lo so. Come al solito abbiamo visto le persone, non quelli dietro la chitarra. Bellissimi. Fantastico tutto.